30 concerti per 137 artisti sono i numeri protagonisti degli 11 giorni di festival Spiagge Soul che da giovedì 17 fino a domenica 27 luglio animeranno quasi tutti lì di Ravennati. Il 6 luglio l'anteprima marina di Ravenna per il festival che si propone come obiettivo di trasformare la costa ravennate in una piccola New Orleans. Sarà un crocevia di incontri, di scambi fra i migliori esponenti italiani, perché noi abbiamo sempre un occhio, cerchiamo di avere un occhio di riguardo verso i musicisti italiani che ne abbiamo di tantissimo livello, e artisti per lo più statunitensi che graviteranno in tournée nel nostro paese. Alcuni saranno da noi in forma esclusiva e di questo siamo molto contenti. Fra gli ospiti più illustri che possiamo citare in questa manifestazione sicuramente citerei Paul Jackson, che è lo storico bassista, uno degli esponenti più alti della musica funk a livello mondiale, lo storico bassista di Herbie Hancock nel gruppo degli Headhunters. Poi avremo Grayson Capps, che è diventato famoso nel 2001, mi sembra che sia uscito il film Love Song for Bobby Long con John Travolta come attore, in cui oltre ad aver composto la colonna sonora ha prestato anche il volto come attore. Ty LeBlanc, una delle esponenti più illustri della musica soul moderna, e quindi avremo alcune cose più moderne, alcune cose più tradizionali. Ci saranno alcuni illustri musicisti da New Orleans, Greg Isor, che è un dei più grandi virtuosi dell'armonica proprio di New Orleans, e Luke Wislow King, che è un'altra band, un altro combo che viene da New Orleans e suonerà al Bagno Lucciolo il 21 di luglio. E poi avremo alcuni esponenti appunto italiani del blues, del new blues. Citiamo i Dead Shrimps, che sono appunto un gruppo di Roma molto, molto interessante, che sta emergendo proprio con questa reinterpretazione in chiave più moderna di quella che è la musica blues. Marco Pandolfi, che quest'anno ha vinto appunto l'European Blues Challenge in qualità di migliore progetto blues, ed è proprio italiano e sarà presente da noi il 20 di luglio al Bagno Cuta. Avremo la nostra amica di Spiagge Soul, Lisa Hunt, che tornerà ancora una volta per infiammare le platee, ormai è amata, ha vari anni che torna e noi la riaccogliamo sempre con grande gioia. Penso che sarà un'edizione, sicuramente il livello qualitativo si è innalzato a discapito magari di qualche concerto in meno, ma abbiamo preferito fare questa scelta qui proprio per riuscire a mettere in atto un cartellone di respiro internazionale, che sicuramente... Ci sono novità? Se sì, quali sono? Ma le novità saranno principalmente le clinic, nel senso che quest'anno faremo alcune clinic, una sarà con Paul Jackson e l'altra sarà con Ty LeBlanc, una sul basso e una sul canto appunto, che sono aperti agli studenti, al pubblico, chi vuole essere interessato, proprio dei workshop per musicisti, addetti ai lavori e non. E siete rimasti soddisfatti di Spiagge Soul 2013? Spiagge Soul 2013 è stato bellissimo, è stato sicuramente, come dissi l'anno scorso, un tripudio di musica per 12 giorni, è stato molto bello, insomma il pubblico ha risposto benissimo, gli artisti coinvolti hanno reso il loro servizio direi in maniera egregia, ed è stato proprio un piccolo miracolo di musica, insomma 12 giorni di musica continuativi sui nostri lidi con 3, 4, 5 concerti anche talvolta al giorno, penso che sia un risultato non indifferente. Siamo stati molto contenti, affaticati, mi dispiace ripetere questa parola, ma purtroppo il momento è difficile, sarebbero necessarie più forze anche per avere uno staff più corposo, però noi continuiamo insomma nella speranza che un po' la situazione generale migliori